Molto semplicemente e velocemente, questo è stato il mio ultimo viaggio del 2020 tra Ischia, Napoli e Caserta, tra vino, birra e pizza. Venite con me in questa avventura alla scoperta di quello che ho visto e quello che ho imparato, oltre ovviamente a quello che ho mangiato. Non mi rimane nient'altro da dire se non e vai e ovviamente buona visione. Ok, lo so, nella intro di questo video, che dice, cito testualmente, tra Ischia, Napoli e Caserta, non ho inserito Procida, perché, non suonava bene, per la intro intendo, ma questo non vuol dire che non ha un posto nel mio cuore, anzi, Procida è fantastica come vedrete, e questa è una puntata speciale. E comunque sì, benvenuti a Procida! Come potete denotare alle mie spalle, in modo molto conveniente da Ischia abbiamo preso il traghetto Caremar. Che poi è bellissimo perché siamo sbarcati dove sbarcano praticamente tipo Capitan Morgan, tutti i servizi privati. Palazzo Davalos, costruito praticamente nel 500 dalla famiglia Davalos, che praticamente governò l'isola fino al 700. Dopo fu Palazzo Signorile e anche Palazzo Reale Borbone. Nel 1815 successivamente praticamente diventò una scuola militare. Poi successivamente in carcere dal 1830 al 1985 in caserma, ovviamente col carcere. Poi nell'88 abbandonarono tutto e nel 2013 venne acquisito praticamente dal comune per la messa in sicurezza. Era anche un opificio per la lavorazione della canapa da parte dei detenuti, praticamente per volere dei gesuiti. Cosa veramente figa che ho scoperto solamente oggi. Sì, è praticamente l'abbazia principale dell'isola di Procida. È a tre navate, risale circa all'anno 1000. Al di sotto praticamente dell'abbazia ci sono catacombe, sì. È il primo cimitero dell'isola, delle persone ovviamente benestanti e dei praticamente sacerdoti e preti che venivano per giunta mummificati e messi in, praticamente nella parte centrale. E di domenica, come potete notare, c'è un sacco di gente. Il territorio comunale comprende interamente le isole di Procida e Vivara. L'isola di Procida ha una superficie di 3,7 km quadrati. Il perimetro, estremamente frastagliato, misura circa 16 km. La superficie comunale ricopre interamente l'isola di Procida e il vicino isolotto di Vivara. L'isola si trova a una distanza minima dalla terraferma di circa 3,4 km. Buongiorno. Penso che questo sia un birra citofono. Qui, se non ricordo male, il belvedere c'era mica anche un bel barettino. Ovviamente non si può dire che non è ripida come scalinata. Scendere piano.
direi un ottimo dislivello in quanto eravamo lassù e siamo scesi e vai. Ua, come rendere bello un cestino dell'immondizia, figata. Questa è la piazzetta Massimo Troisi. In realtà è un video, ma comunque... No! E nonostante tutto, questa è Marina Corricella, il borgo più conosciuto di... Procida. Ah, non ti veniva il nome! Non mi veniva il nome. È praticamente un anfiteatro naturale, è un borgo super mega colorato di pescatori, è una cosa bellissima da vedere e anche da fotografare e da filmare. Piccola parentesi, questa volta non ci siamo dimenticati il costume e dunque ci potremo anche godere questa fantastica spiaggetta. Galliano, Ho chiesto aiuto alle nuvole per la risalita su queste fantastiche scalinate e le nuvole mi hanno ascoltato in quanto è andato via il sole momentaneamente e dunque risalita verso l'alto. Della serie salitine e siamo quasi giunti al ponte che collega Procida a Vivara. Cioè della serie non c'è nessuno qua in barca, eh? Sì, e vabbè, anche da questa parte qua c'è un bel po' di gente. Dunque, se non erro, Vivara è totalmente praticamente chiusa, cioè nel senso si arriva a fine ponte lì sopra, dopodiché non si va da nessun'altra parte in quanto è riserva protetta e per visitarla praticamente bisogna prenotare praticamente una visita guidata con una guida ufficiale. Anzi, ero quasi convinto che si potesse arrivare fino lassù, in realtà qua c'è un cancello, dunque fino qua. Ed ecco, come ogni discesa che si rispetti, c'è anche una salita da rifare dopo nel ritorno. La prima volta che andai a Procida me ne innamorai, della sua semplicità e dei suoi colori, e soprattutto del calore delle persone. Forse mi andò bene a me, ma tutte le volte che ci capito è sempre ospitale. Ottima per passarci una giornata alternativa, ma anche per viverla qualche giorno. Però sarò sincero, ho sempre fatto una sosta giornaliera, avendo l'alloggio comodo a Ischia non mi sono mai soffermato più di una giornata, ma prima o poi mi soffermerò per viverla pieno. Procida è ricca di storia, oltre a essere incantevole e ospitale, ricca di chiese e monumenti. Anche gli appassionati di film la troveranno interessante. Beh, per non parlare ovviamente del mare, che vabbè, è una cosa scontata da dire, è fantastico. A Procida si può camminare, mangiare, bere e rilassarsi, oltre che divertirsi. Nella sua semplicità io ve la consiglio. E niente, non c'è nient'altro da dire. Noi ci vediamo in un prossimo video e lo concludo alla classica maniera. E vai!
un po' di arietta.